Rivincita, riscossa, rinascita. Sì, Federica Pellegrini è nata un'altra volta. Non è passato nemmeno un anno dalla tragica Olimpiade di Rio de Janeiro, che la campionessa ha messo a segno il colpo della sua vita. Oro nei 200 stile, libero ai mondiali di Budapest, con una rimonta negli ultimi 50 metri da mettere i brividi anche a chi il nuoto non lo ha mai seguito. E così, se dopo il flop brasiliano la 29enne aveva quasi detto addio allo sport, perché stanca, delusa, arrabbiata, vecchia rispetto alle concorrenti, perché voleva farsi una vita, una famiglia, sposarsi con il suo fidanzato Filippo Magnini, ecco che tutto in breve tempo è cambiato. Non le piace perdere, e per questo si uno allena senza sosta. Le prime gare a 7 anni. A 16 è la più giovane atleta italiana di sempre a salire su un podio olimpico individuale, ad Atene. Regina indiscussa in piscina, è diventata negli anni un'icona di stile, sfila in passerella con il suo fisico pazzesco, il suo look è sempre alla moda, è un volto perfetto per la pubblicità ed è testimonial di molti brand. Amata e odiata, perché, come lei stessa ha dichiarato, un po' antipatica e musona lo sono sempre stata e lo sarò per tutta la mia vita, non ho molti filtri e sono molto diretta. Tutto è girato alla perfezione. Ora, finalmente, per Fede è iniziata una nuova vita. Sono in pace, ha detto qualche giorno fa. E voglio tenermela dentro più a lungo possibile. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Me lo ha detto anche mia mamma. Tutto è girato alla perfezione, è il momento giusto per farlo. Adesso si apre un'altra vita. Ecco, un'altra vita, dove Filippo, che con Federica conviveva dal 2012 in una casa a Verona, i due erano inseparabili, ci starebbe stretto. Sta tutta in quel lungo abbraccio dopo il trionfo ai mondiali nei 200 stile, libero la fine della love story, più paparazzata del nuoto, e non solo. Insomma. Dopo tanti. Tira e molla, annunci di nozze e rotture senza mai una fine, la storia d'amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini sembra essere dunque al capolinea. Loro non commentano, non fanno dichiarazioni. Federica ha semplicemente spiegato che il momento è delicato e che vuole tenere privata la loro vicenda. Ma i bene informati assicurano che la rottura definitiva c'è stata. L'incredibile vittoria della Pellegrini ora l'ha resa più forte. Il desiderio di guardare oltre, di gettarsi in nuove avventure è quindi totale. Non solo la scelta di non gareggiare più nei 200 e di mettersi alla prova sulla velocità con gennaio 10.0 metri, ma anche quella di continuare a concentrarsi su se stessa. Così mentre Filippo dice addio al nuoto agonistico, Federica continua con il suo amore per l'acqua. Non può smettere ora, e non vuole. Il suo obiettivo sono le Olimpiadi del 2020, che si terranno a Tokyo. È stata definita leggendaria, divina, due termini che le sono piaciuti parecchio, fino a quando lo dicono gli contenta di questo aggettivo, divina, che mi è sempre piaciuto. Di sicuro nei 200 stile ho fatto qualcosina in questi anni, ha detto la campionessa del nuoto. Federica Pellegrini e Filippo Magnini stavano insieme da tanto tempo. E qualcosina vuole continuare a darla al nuoto, la campionessa. Mentre Filippo pare deciso a mollare, per troppa fatica e pochi risultati. Due visioni opposte che li hanno allontanati da qualche mese. Nel giugno 2016, prima delle Olimpiadi di Rio, Federica era quasi pronta al matrimonio e a una famiglia, che ha sempre desiderato. Tutto era scritto, deciso, dopo il Brasile, addio al nuoto e matrimonio con Filippo, ma quella sconfitta, per una come Federica, ha cambiato e smontato tutti i programmi. Non poteva, e non voleva, dire addio al nuoto con una disfatta. Non è nel suo carattere. E così piano piano i due si sono allontanati. D'altra parte, che Federica e Filippo non stavano insieme da tempo era cosa risaputa. Allenamenti lontani, cene e serate tra amici diversi, un avvicinamento sospetto della nuotatrice al suo allenatore Mattel Giunta, che è anche cugino di Filippo. Tanti indizi, mai confermati e soprattutto, come nel caso di Giunta, addirittura smentiti. Poi l'abbraccio di Fede e Filo a bordo vasca di pochi giorni fa ha fatto sperare. Lui, uscito dalla gara, che si congratula con lei, che è salita sul gradino più alto del podio.
Finalmente ti sei ripresa il posto che ti spetta. Aveva cinguettato Magnini. Lei aveva risposto con altrettanta carineria. A chiarire le posizioni amorose ci ha pensato la Gazzetta dello Sport. Dopo il trionfo di Federica, qualcosa deve essere successo se si è arrivati alla rottura definitiva, domenica sera. Sarebbe la terza volta che la Pellegrini si sfidanza. Capisco che certi argomenti interessino. Ha detto ancora. Ma il momento? È delicato e voglio tenere privata la nostra vicenda. Intervista a Federica Pellegrini tratta davvero.